La rassegna stampa è offerta da... Gennaio, buongiorno a tutti e ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le notizie di oggi. Partiamo dai fatti nazionali con il quotidiano romano Il Messaggero. In apertura, spread giù, migliorano i conti. Il differenziale tra BTP e Bund tedesco ha rotto verso il basso la barriera dei 200 punti. Per le casse dello Stato, risparmio di 5-6 miliardi nel 2014. Letta, il paese può ripartire. Il compleanno del campione in ospedale, Schumacher, il giallo del video, c'era una telecamera sul casco. Unioni Civili, Alfano contro PD e Renzi incontrerà Berlusconi. Legge elettorale, anche Forza Italia apre sul sindaco d'Italia. Velletri, il SUV entra nella banca, un morto, i soccorritori, Alexia, mamma coraggio. La Gazzetta del Mezzogiorno, approfondimento nelle pagine interne. Ladri nel presepe dell'anfiteatro di Lecce, rubato il bambinello. Il sindaco Paolo Perrone si perpetua un'abitudine odiosa. Emiliano, devi pagare, Di Paola dice il falso. Duello senza esclusione di colpi sui compensi dell'ex manager ADP. Taglio centrale, riforme, Alfano, un muretto anti-Renzi, le proposte dell'ex rottamatore dividono la maggioranza, dialogo sulla legge elettorale, divisioni più nette sugli altri temi, alto là da parte del vice premier al segretario PD su unioni civili e immigrazione, nuove regole del voto, si parte con il modello spagnolo che non dispiace al CAV, la battaglia, treni veloci da Brindisi, sfida a Roma, in piazza il bus Gazzetta, spread sotto i 200, Letta, ottimo inizio, un risparmio di 15 miliardi. La Gazzetta di Lecce, ladri nel presepe, rubato il bambinello, furto nell'anfiteatro di Piazza Sant'Oronzo, il sindaco Perrone si perpetua un'abitudine odiosa. Attentati e sicurezze, ronde notturne per fermare la criminalità, la senatrice Adriana Poliportone lancia una proposta. Ulivi malati, batterio killer, disposti 50.000 campionamenti, Paolo De Castro conferma che non ci saranno espianti. L'Equile, agguato al semaforo, rapinato parrucchiere, momenti di paura per un 38enne fermo all'incrocio. Nuovo quotidiano di Puglia in apertura TAP, l'ora della verità, primo vertice a Bari, il sindaco di Melendugno, opera del tutto incompatibile. Da oggi l'esame della via, Blasi, il gas a Cerano, intervenga Vendola. Articolo di fondo, la disoccupazione in Puglia, addio ai figli, una famiglia su cinque verso la povertà. Rubato Gesù bambino dal presepe, i ladri scrivono, lo riavrete a Pasqua. Per il quarto anno consecutivo, raid all'interno dell'anfiteatro, nel cuore di Lecce. Attentato a Taurisano, bombe a Lecce, perquisizioni, bruciati furgone auto, commerciante nel mirino. Prima pagina interna dell'attualità, il rapporto d'Italia, lavoro, una famiglia su cinque schiacciata da precarietà e disoccupazione. Puglia, la crisi cambia gli equilibri, aumentano le coppie senza figli. L'intervista, bamboccioni in crescita, colpa dell'inattività e dell'assenza di reddito, l'analisi di Maurizio Sorcioni, coordinatore nazionale dello staff scientifico di Italia Lavoro. Il focus, sempre più giovani pugliesi non studiano e non si formano, il 39,2% dimostra di non avere alcuna speranza per il futuro. Il gasdotto nel Salento, approdo di San Foca il giorno della via, pesca interdetta per 10 giorni nella zona delle indagini. Blasi, la regione convochi TAP ed Enel per un accordo, non può limitarsi a stimolare il confronto pubblico, si attivi per il sito di Cerano. La cronaca di Lecce, rubato il bambino Gesù, ma torno per Pasqua, per il quarto anno consecutivo un furto nel presepe dell'anfiteatro. Le reazioni, il sindaco Perrone condanna il gesto, non c'è rispetto verso la nostra città. La politica, Perrone alla regione, Forza Italia cala il poker, girandola di nomi sul possibile successore del sindaco, sia alle primarie Marti, solo per allargare la coalizione. Partito Democratico, PAC e Ulivi Malati, la ricetta di De Castro, incontro col presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. L'allarme criminalità, bombe, raffica di perquisizioni al setaccio le case di possibili sospettati dopo le intimidazioni agli esercizi commerciali. Gli operatori sono cani sciolti, la movida della città non è in pericolo. Dopo gli ultimi attentati parlano di gestori dei locali notturni del centro storico. Proprietari di pub e ristoranti in allerta, campanello d'allarme da non sottovalutare. Cronaca della provincia, Veglia, un sito web per promuovere le doti erotiche della fidanzata, indagini sui filmati realizzati dal quarantenne di Copertino con l'amica badante. A Gallipoli ruba all'amico le carte di credito e spende 2.000 euro sui siti porno, nei guai un 24enne scoperto e denunciato a piede libero dai carabinieri dopo una veloce indagine. Sempre a Veglia, spavento improvviso, sesso fatale, un inaspettato movimento brusco della ragazza ha ferito il fidanzato, ricoverato con una prognosi di 10 settimane, lui in ospedale operato per lesioni gravi al pene.
Concludiamo con lo sport, Lecce obiettivo 3 punti, stasera c'è la Salernitana, serve una vittoria per avvicinarsi alla vetta. Mister Lerde e i miei ragazzi si faranno valere. Prima divisione la sfida del Via del Mare, diretta da Ross di Pordenone. La rassegna stampa oggi termina qui, vi ricordiamo l'appuntamento fra poco con TG News 24. La rassegna stampa è stata offerta da...